oggi prepariamo un piatto di riso con il pollo al forno, le cosce di pollo al forno. Adesso presento tutti gli ingredienti, quelli che mi servono. Abbiamo qua due cosce di pollo, olio di semi, olio di oliva mischiati, pepe nero mezzo cucchiaio, un cucchiaio di curcuma, zenzero, un cucchiaio, un cucchiaio di la mortadella, un cucchiaio di paprika dolci. Dopo abbiamo l'aglio polveri, un cucchiaio. Adesso prepariamo la prima cosa. Dobbiamo mettere di olio, un po' di burro, quello salato marocchino. Se non c'è, finiti, non ha problema. Un po'. La prima cosa, dobbiamo preparare il pollo sotto questa crema della mortadella, tutti gli ingredienti, e facciamo il pollo. Dobbiamo lavarlo bene con acqua, sale e acido, quello bianco. Così. E lascio almeno 2 ore. Almeno 2 ore. Così. Per il pollo fate quelle che voi, quelle che per la famiglia, se vuoi fare un pollo intero, se vuoi fare metà. Io questo ho tolto il pelo, il grasso, ho tolto tutto. Se voi lasciate va bene, perché si cucina al forno va bene. Adesso lo copro, lascio almeno 2 ore. Adesso per riso. Riso, la prima cosa è il zafferano. Dobbiamo bollire un bicchiere grande. E dopo mettiamo così un coso, quella di tè, qualche, così. Adesso lascio dentro l'acqua a bolletto e chiudo e lascio a parte. Dopo abbiamo 250 grammi di riso, questo basmati, quello fino e un po' lungo. Era più buono questo, anche saporito. Viene troppo buono con questo piatto. Abbiamo sempre gli ingredienti, il pepe, il curcuma, il zenzero, il paprika, il burro, un cucchiaio grande. Abbiamo un pomodoro tagliato così fine. Abbiamo to tolto quei semi del pomodoro. Abbiamo una cipolla media, questa qua, quella dorata, quella rossa. E dopo abbiamo questi ingredienti, sempre la cannella, così, e questa qua, un semi, quello, il hile, si chiama hile.
Abbiamo il chiodo di dammi il questo è il garofano. Garofano si chiama italiano. Chiodi di garofano. E questo si chiama noci di stellato italiano e abbiamo rand questo e basta abbiamo olio metto un mezzo cucchiaio un po' di olio e basta e sale adesso la prima cosa ho acceso sul fornello sopra la pentola e metto mezzo bicchiere di olio. Metto il burro. Cipolle. Adesso dobbiamo lasciare rosolare la cipolla al fine che viene il colore oro e basta. Dopo, adesso prendiamo il pollo. Guardate, quanto lasciate il riposo viene troppo bello e prendi tutto il sapore degli ingredienti. Adesso metto in forno scaldato 200 gradi per 30 minuti. Non metto l'acqua, non metto niente, metto solo così. Scusate, dobbiamo mettere un cucchiaio grande di quell'acqua di zafferano. Sciacquo questo ingrediente, quello che è rimasto sul piatto, così. Metto sul pollo. E basta, adesso lo metto al forno. Adesso è già rosolato la cipolla, mettiamo il pomodoro, mettiamo tutti gli ingredienti, quelli che abbiamo, così. Metto il pepe, metto il paprika, adesso dobbiamo rosolare bene questi ingredienti. Adesso aggiungo un po' di sale perché non metto troppo perché già messo il burro, quello salato. E metto il riso, è già scolato, lavato bene con l'acqua fredda. Adesso dobbiamo aggiungere il zafferano
così. Dopo dobbiamo aggiungere l'acqua. Quando si mette l'acqua devi abbassare la fiamma, non devi lasciarla troppo alta perché si brucia. E sempre la pentola deve essere bella grossa per tenere il caldo, non si brucia il riso. Guardate, è così. Il riso sempre deve essere sotto l'acqua, non deve essere sopra. Così. Adesso io devo abbassare la fiamma. E lascio quanto già assorbi tutto quell'acqua e dopo ci vediamo. Adesso dobbiamo vedere il riso, com'è il risultato. Ok, è già cotto, guardate. Adesso lo spengo, il forno. Guardate. Adesso lascio a parte, vado a vedere il pollo se è già pronto, prepariamo il piatto. Adesso il risultato delle cosce di pollo, abbiamo tolto dal forno, ha preso di tempo, durato 40 minuti e basta. Guarda com'è il colore, ho preso il colore bello. Adesso devo presentare, metto il riso e il piatto. Il riso mettiamo così. Guardate com'è bello. Guardate. E così presentiamo il piatto, speriamo si piacete questo piatto di riso col pollo al forno. Se piacete scriviti, chi non ha scritto, iscriviti con me. Se ti piace questo video mi lasciate un like. Grazie, ciao a tutti.